Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6 che apriamo con una pagina dedicata alla politica. Nazario Pagano alla Camera e Lorenzo Sospiri al Senato sono i capilista in Abruzzo di Forza Italia che punta sul gioco di squadra per la loro elezione in Parlamento. Stamani la presentazione dei candidati nelle due liste. Vediamo il servizio. Una rosa di candidati tutta abruzzese, un aspetto che ha voluto più volte rimarcare stamani il coordinatore regionale e senatore uscente Nazario Pagano nel corso della presentazione delle liste di Forza Italia. Alla Camera, con lo stesso Pagano capolista, vi sono poi l'imprenditrice di Crognaleto, Francesca Persia, il consigliere regionale del Movimento Federato Valore Abruzzo, Simone Angelosante, e il sindaco di Palombaro, Consuelo Di Martino. Nel listino del Senato capolista il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, seguito dalla consigliere comunale dell'Aquila Maria Luisa Ianni e dall'assessore regionale Daniele Damario. Era la squadra che io avevo in mente, quella che poi sono riuscito in accordo con il coordinamento nazionale del mio partito a mettere in campo. Non abbiamo dei paracadutati, abbiamo gente che fa politica sul territorio da tanti anni e pensiamo che possa rappresentare una vera garanzia e una prospettiva di speranza di crescita per tutta la regione in Parlamento. Io penso che gli abruzzesi questo lo capiranno e fanno di tutto per mandare in Parlamento. Gente che conosce il territorio e io penso che questo sia una garanzia per chi deve votare per noi, perché quando si vota per le elezioni politiche non si vota solo per il simbolo, ma si deve assolutamente tornare a votare anche per le persone. In Abruzzo Forza Italia punta a mandare i due capilista in Parlamento. Tra i moderati azzurri si respira rinnovato entusiasmo per una campagna elettorale che, secondo il candidato al Senato Sospiri, porterà a una importante performance. Forza Italia è su percentuali superiore alla media nazionale del partito. Forza Italia sarà la seconda forza del centrodestra e la terza in Abruzzo certamente. Il mantenimento della nostra rete sanitaria tra virgolette minore dipende dalla modifica corretta di un DM nazionale, si chiama DM70. Non è pensabile che la terza corsia delle nostre autostrade termini con le Marche, non è pensabile che non si possa discutere di un tracciato corretto e complessivo della Pescara-Roma, ferrovia, pensi al problema delle autostrade A24 e A25 e al tema dei tribunali che dovrebbero chiudere e questo non deve avvenire. Cioè, le ho fatto alcuni esempi di situazioni che in un Parlamento così ristretto dei parlamentari preparati e molto convinti delle proprie ragioni possono aiutare la regione a risolvere. La Lega punta a portare a Roma 4 parlamentari. Anche il Carroccio stamani ha presentato le 7 candidature nelle due liste di Camera e Senato, più quella al collegio uninominale di Chieti di Alberto Bagnai. Vediamo. Possiamo portare a Roma 4 parlamentari. Alza l'asticella il coordinatore della Lega Luigi Deramo, che all'Aurum di Pescara ha presentato i candidati del Carroccio. Nel listino della Camera, dietro lo stesso Deramo, che occupa la posizione numero 1, la parlamentare uscente Laura Ravetto, in odore di elezione in un collegio uninominale lombardo, il deputato uscente Antonio Zennaro e l'assessore comunale di Pescara Maria Rita Carota. Al Senato in testa alla lista c'è il capogruppo regionale Vincenzo D'Incecco, la consigliera regionale Sabrina Bocchino e il direttore di ARAP Antonio Morgante. Noi siamo nelle condizioni di poter eleggere 2 deputati nella lista proporzionale, un deputato al maggioritario e un senatore, quindi l'obiettivo è alto, l'obiettivo è importante, ma credo che lo potremo cogliere anche perché abbiamo dimostrato nel corso di questi anni, amministrando comuni importanti, province, regione, con ben 4 assessori, che la Lega ha una marcia in più. Tutte le assunzioni di impegni che abbiamo avuto nel corso delle varie campagne elettorali le stiamo portando avanti. È una sfida che noi stiamo affrontando con il piglio giusto. Abbiamo già ieri riunito solo nella provincia di Pescara amministratori e simpatizzanti, oltre 200 persone che sono pronte, cariche per correre in questa campagna elettorale che sarà breve, sarà concisa, ma all'interno della quale noi metteremo tutti i temi più importanti, convinti che il prossimo governo dovrà affrontare definitivamente una serie di nodi che questo Paese attende da tanto tempo.
da tanto tempo. C'è bisogno di un governo stabile, ma stabile su idee e concetti chiari, la Lega ha le idee chiare, stop sbarchi, quindi stop immigrazione clandestina, quota 41, flat tax, attenzione alle famiglie. La Lega ha spuntato anche una candidatura alla Camera per il centrodestra al collegio uninominale di Chieti per il senatore uscente ed economista Alberto Bagnai. Io amo questo collegio perché appartengo alla comunità accademica della Gabriele D'Annunzio da 17 anni ed è stata per me una opportunità di crescita professionale, umana, politica straordinaria. Provo un senso di profonda gratitudine e di appartenenza e sono molto molto onorato, molto fiero di avere questa opportunità di poterlo rappresentare, di poter restituire qualcosa che mi ha dato tanto e di poter approfondire la conoscenza di un territorio che comunque diciamo che un pochino conosco. Ecco. E ora la cronaca. Lo scorso 22 agosto aveva investito e ucciso una ragazza di 22 anni che rincasava assieme ad altri due amici. Oggi il 34enne di Roseto che ha investito e ucciso Flavia di Bonaventura è stato arrestato ai domiciliari per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza senza copertura assicurativa sull'auto. Davide De Felicibus era piombato con la sua Panda sui tre amici a Scerne di Pineto sulla statale 16 Adriatica. Ad accogliere la richiesta della procura teramana il GIP del Tribunale di Teramo Roberto Veneziano. Gli organi della vittima sono stati donati. E poi ancora alcune settimane fa tre uomini si sono resi responsabili di una rissa durante i festeggiamenti della festa della Madonna dei Miracoli a Casal Bordino in provincia di Chieti per futili motivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che dopo aver sedato la rissa hanno identificato e denunciato alla competente procura della Repubblica gli autori dell'aggressione. A seguito delle indagini il questore di Chieti ha emesso nei loro confronti il provvedimento di divieto di accesso negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento, noto anche come Daspo Willy, per due anni, esteso a diversi locali siti nel comune di Casal Bordino. Convegni con importanti personalità del mondo del diritto e concerti caratterizzeranno la prima edizione del Festival della Costituzione in programma a Nereto dal 2 al 4 settembre, promosso da Università di Teramo, Comune e Fondazione Tercas. Vediamo. Sindaco, si parte con un evento importantissimo, il Festival della Costituzione, Nereto, che diventa capitale della Carta Costituzionale, il documento più importante che regola la civiltà e l'ordinamento della nostra Italia. Sì, innanzitutto mi preme ringraziare il professor Di Salvatore, Enzo e l'Università di Teramo per questo importante evento che si svolgerà sul nostro territorio. Gli enti che hanno permesso, che hanno patrocinato questa iniziativa, permetto di dire questo simposio, quindi la Fondazione Tercas in primis, la Poliservice, la nostra partecipata pubblica, che hanno sposato questo progetto che speriamo si possa ripetere pure nei futuri anni. Diceva lei un tema molto attuale, i principi costituzionali rispetto all'attuale, al mondo odierno, quindi la guerra, la crisi energetica, mi permetto di dire anche la crisi esistenziale anche dopo il Covid, e la difesa dei nostri principi costituzionali. Secondo me è di assoluta novità per questo territorio e vorrei usare anche forse per il territorio abruzzese, perché si tratta della prima edizione del Festival della Costituzione. Certo, non tratteremo i temi, diciamo così, all'ordine del giorno posti da una parte della politica, e non è questo che ci interessa invece seguire un filo conduttore che è quello della crisi. Quindi sono tre giorni, parto dalla fine per la verità, cioè l'ultimo giorno, 2, 3, 4 settembre, perché l'ultimo giorno è dedicato alla crisi climatica che però è anche energetica, e questo si ricollega al tema del secondo giorno, cioè qual è il futuro dell'Europa rispetto a questa crisi, e si ricollega a sua volta al primo giorno che è il tema della guerra e della pace. Dobbiamo riscoprire l'importanza della nostra Costituzione, è nata dopo una guerra mondiale, in questo momento in cui tornano a soffiare venti di guerra purtroppo in Europa, dobbiamo comprendere come i diritti fondamentali della persona vadano salvaguardati a tutti i livelli e come la nostra Costituzione sia in qualche modo uno specchio di quello che siamo, ma anche uno specchio di quello che vorremmo essere.
Il Consiglio di Stato ha confermato come ANAS possa continuare a gestire le autostrade laziali abruzzesi A24 e A25 in attesa che il TAR del Lazio il prossimo 21 settembre si pronunci nel merito della revoca anticipata in danno della concessione a Strada dei Parchi del gruppo industriale abruzzese Toto, decisa dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 di luglio. La ordinanza è stata resa nota ieri sera dopo che nell'udienza di giovedì il Collegio si era riservato una decisione e un pronunciamento atteso che lascia tutto impregiudicato, ovvero aperto ogni tipo di soluzione, hanno sottolineato fonti di Strada dei Parchi S.p.A. Come lo stesso Consiglio di Stato evidenzia nell'ordinanza resa nota, le questioni di merito, tra cui i rilievi di costituzionalità del decreto di revoca del CDM, saranno esaminate al TAR del Lazio nell'udienza di merito del 20 settembre prossimo. Ci limitiamo inoltre a osservare che i supposti elementi urgenti sulla sicurezza stradale posti a base della decisione del giudice monocratico del Consiglio di Stato lo scorso 31 luglio scorso non siano stati minimamente valutati e considerati, visto che nessun atto o iniziativa è stata adottata da ANAS in queste settimane di gestione, concludono le fonti interne a Strada dei Parchi. Cambiamo ancora pagina, alberghi pieni, eventi e l'isola pedonale sul lungomare. Positivo il bilancio sulla stagione estiva tracciato dal sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Vediamo. Sindaco, volge al termine il mese di agosto, alle spalle i giorni più caldi, no? Anche da un punto di vista turistico. Che bilancio possiamo già trarre per la sua città? Com'è andata questa stagione estiva turistica? Il bilancio è assolutamente positivo. Se volessimo parlare di un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, direi che è assolutamente pieno. Gli alberghi sono stati per tutta la stagione full da un punto di vista delle presenze. Il territorio ha vissuto momenti importanti anche grazie alle varie manifestazioni che abbiamo tenuto sul territorio, e c'è grande soddisfazione anche da un punto di vista commerciale, che in questo momento non guasta, perché insomma, la crisi si fa sentire, e quindi una stagione importante per Montesilvano dal punto di vista turistico significa anche insomma, vita per il commercio. E tanta soddisfazione, la strada tracciata da qualche anno è quella giusta e continueremo così al fine di regalare al territorio sempre meglio. Ecco, diciamo che anche il miglioramento della qualità delle acque, l'isola pedonale la sera sono fattori probabilmente vincenti. Sicuramente l'isola pedonale negli anni ha garantito una presenza massiccia sul territorio, ma devo dire che in questi tre anni abbiamo fatto sì che insomma, questa passeggiata, questa isola si arricchisse sempre di più, e tutto questo insomma, ha portato a un boom per quello che riguarda le presenze serali e non solo sul nostro territorio. Per quello che riguarda invece la qualità delle acque, assolutamente sì, le acque di Montesilvano da anni sono eccellenti e ci auguriamo il prossimo anno peraltro di raggiungere l'obiettivo della bandiera blu. Ci stiamo lavorando e sono certo di che potremo raggiungere anche questo traguardo. Sono 784 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo e sono stati diagnosticati dall'esame di 783 tamponi molecolari e 3.876 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 16,8%. Non si registrano nuovi decessi. Nelle ultime 24 ore sono 671 i dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi salgono a 25.977, più 113 rispetto a ieri. 154 sono i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, meno 7 rispetto a ieri, 6 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. Si conclude questa sera all'Arena della Civitella di Chieti con la musica dei Planet Funk, la rassegna Finarelli, tempi di bilanci sugli eventi dell'estate teatrina, preannunciando anche le due date di settembre con la comicità di Brignano e la voce di Elisa Selenia Secondi. Continueranno fino a settembre gli appuntamenti del cartellone dell'estate teatina. A settembre sarà la volta di Brignano ed Elisa, ma prima, per concludere agosto, nuovo appuntamento allo Stellario con due nomi importanti. Esattamente, concludiamo la stagione di intrattenimento legata allo Stellario, quindi alla discoteca anche legata ai più giovani, con due nomi molto autorevoli del panorama musicale internazionale della disco, che sono
Carl Craig e Alex Neri dei Planet Funk. E a seguire il 10 di settembre avremo un ulteriore grande nome nel mondo del cabaret, che è Enrico Brignano, per concludere definitivamente la stagione con un grandissimo evento il 20 settembre con Elisa. E di questo siamo molto soddisfatti, che questa tappa si terrà a Chieti dopo il grande successo di Venditti e De Gregori, di LP, di Maurizio Battista, insomma davvero una stagione di successi per la Civitella e per la città. Il sold out con De Gregori e Venditti, 3500 presenze, ha dichiarato che insomma Chieti è diventata una meta di spettacoli. Sì, una meta soprattutto per i grandi eventi e non solo, musica di qualità che ha portato un turismo importante in città, dando dei benefici evidenti alle strutture ricettive e al tessuto commerciale cittadino. Continuiamo in questa direzione con questi altri grandi eventi che si terranno tra agosto e settembre. Ora si sta lavorando in vista degli eventi scalini che ci saranno a metà settembre. Sì, infatti stiamo lavorando a questi eventi per tutta la settimana, proprio su Chieti Scalo, partendo da, partiamo da Brecciarola fino ad arrivare ad San Martino e sabato 17 settembre, che poi c'è anche la ricorrenza della festa del Santissimo Crocifisso, avremo un artista di richiamo e una grande isola pedonale per dare benefici al tessuto commerciale anche legato insomma al centro di Chieti Scalo, e ci sarà un artista con una notte gialla che darà la possibilità anche a tutte le strade di questa grande isola pedonale di provvedere a un intrattenimento, a dei tavoli all'esterno, a degli spettacoli, e quindi insomma una grandissima bolla, una grandissima area pedonale con intrattenimento musicale, con un grande artista. La pianista abruzzese Maria Gabriella Castiglione domani alle 21.30 si esibirà a Silvi nella sala convegni della parrocchia Santissima Maria Assunta con un recital di pianoforte. Il servizio. Mentre prosegue con grande successo Musica nel Parco, Maria Gabriella Castiglione domenica si esibirà a Silvi in un recital per pianoforte, una iniziativa molto sentita, molto importante. Sì, molto importante, ma sono veramente molto contenta di venire ad esibirmi a Silvi Marina, quindi a due passi qui da Pescara, perché è stato molto richiesto questo concerto, in quanto sto vedendo che nei cartelloni estivi, oltre alle giornate di intrattenimento oppure di festa, quindi le sagre, i fuochi d'artificio, i cantanti di musica leggera, che comunque è giusto che ci sia, iniziano a inserire anche concerti di riflessione, quindi concerti di spessore culturale. A Silvi ascolterete un percorso molto originale che parte da Bach. Io parto sempre da Bach perché è stato il fondatore, diciamo, della musica, percorrendo un po' tutta la storia della musica, quindi da Bach a Chopin, che è praticamente il re della musica per pianoforte, Rachmaninoff, il più grande autore della musica per pianoforte che noi sappiamo, fino a Astor Piazzolla, con i tanghi di Astor Piazzolla. Poi passiamo per le colonne sonore da film di premiati con gli Oscar di Ryuichi Sakamoto, e per passare poi alla fine con alcuni bis, ma non voglio dire tutto, altrimenti non c'è la sorpresa. L'ingresso è gratuito domenica 28 alle 21.15 alla Chiesa dell'Assunta a Silvi Marina, facilmente ritrovabile. Lì all'interno c'è un auditorium che mi è stato concesso, e quindi ringrazio ovviamente il Comune di Silvi perché è stato ben disposto a organizzare questo evento, che poi alla fine l'abbiamo fatto con poco, perché spesso si pensa che la musica classica c'è sempre una barriera, no? Invece alla fine c'è molta più complicità e facilità nell'organizzazione che magari un grande evento in cui bisogna chiamare i vigili del fuoco e quant'altro, quindi invito veramente tutti quanti.
Ed ora lo sport, ultimo test precampionato per il Pescara che domani allo stadio Adriatico Cornacchia alle ore 18 sfiderà la Vispesaro, squadra anch'essa del campionato di Serie C ma che disputerà il girone B. Il tecnico Alberto Colombo riavrà a disposizione delle Monache ma non potrà contare su Salvatore Aloi, il cui infortunio potrebbe richiedere diversi giorni in più per essere smaltito, anche se il centrocampista è squalificato per la prima di campionato. Ultimi 90 minuti per preparare la squadra ai primi appuntamenti ufficiali. Domenica 4 settembre il via al campionato con il match casalingo con l'Avellino, nell'ambito di un avvio piuttosto complesso che porterà il Defino a misurarsi successivamente con Latina, Crotone, Viterbese e Foggia per stare alle prime 5 giornate. Dopo l'amichevole di domani, rush finale per il calciomercato che chiuderà i battenti giovedì 1 settembre alle ore 20. Obiettivi principali restano un regista di centrocampo. I nomi sono l'ex Luca Palmiero del Napoli e l'esperto Robert Gucker del Pisa. Per la difesa è vicino un altro ex, Riccardo Brosco del Vicenza. Per l'attacco il sogno resta lo svincolato Marco Sau. Dopo l'esclusione dalla Lega Pro per il Teramo è tempo di pensare al futuro, ma la strada che porta alla Serie D è tutt'altro che scontata, per questo il rischio è di cadere molto più in basso. Jacopo Forcella. Sfumata la Serie C, ma questa era tutt'altro che una sorpresa, a Teramo ci si interroga su quale sarà la categoria da cui ripartire. Ieri pomeriggio l'amministrazione comunale e il sindaco Gianguido D'Alberto, nel prendere atto dell'ordinanza, ha già espresso, grazie al lavoro svolto dalla commissione nei giorni scorsi, una valutazione di accreditamento positiva, si legge, circa il progetto della nuova SSD Città di Teramo, a cui hanno contribuito circa 40 imprenditori teramani. Questo è quanto si legge nella nota, che precisa come resta inteso che ogni decisione finale è devoluta alla FIGC, ai sensi dell'articolo 52,10 delle NOIF, alla quale unicamente compete l'esercizio della facoltà di ammettere, in luogo della società esclusa, una nuova società ai fini della partecipazione al campionato, anche in sovrannumero, di Serie D. Ma la strada per la quarta serie non è così semplice, posto che solo all'organo federale spetta la scelta e che in passato mai si era arrivati a fine agosto con questa situazione. È evidente che è stato perso tempo che oggi sarebbe stato utilissimo, posta la legittimità di provare a far valere in ogni sede le proprie ragioni. Ma adesso c'è da fare i conti con la realtà, e quella attuale dice che in eccellenza non ci sarà certamente spazio. In Serie D la questione è quantomeno complessa, e i rapporti con gli organi federali e ai minimi storici. Ed ecco allora che dinanzi al diavolo potrebbero spalancarsi le porte di un campionato molto più in basso. Nessuno oggi può dire con assoluta certezza quale sarà la fine di questa vicenda. Anche la LND, che già aveva a che fare con un numero superiore a quante se ne aspettasse di squadre, aveva lasciato intendere che l'automatismo no Serie C, quindi Serie D, non era così giusto. Per questo servirà la diplomazia del primo cittadino, ammesso che basti, per evitare il baratro della prima categoria. A meno che non si voglia ripartire dal campionato di promozione, ad esempio con il piano della lenta, ma questo è un altro discorso, perché di margini per la quarta serie ce ne sono pochi, e chi ha sperato nei ricorsi, sperando che poi in ogni caso ci sarebbe stato un paracaduto e una caduta discretamente comoda come il girone F di Serie D, evidentemente si sbagliava, e non di poco. Teramo Calcio 1913, che tuttavia vedrà iscritta al proprio campionato la squadra femminile, ma è evidente che le attenzioni sono concentrate sul futuro del calcio biancorosso maschile. Nel frattempo c'è stato lo svincolo dei tesserati, coloro che erano sotto contratto e non avevano trovato altra squadra, ora sono liberi. Il progetto è tutto da costruire, ma prima va individuato il luogo, che nello specifico è la categoria di appartenenza, e non è affatto un dettaglio. Primo turno di Coppa Italia con vista campionato per quattro abruzzesi del girone F di Serie D, derby a Pineto, mentre per Chieti e Vastese ci sono Porto d'Ascoli e Vasto Girardi. Servizio. Antipasto di campionato per le abruzzesi di Serie D col primo turno di Coppa Italia, che vedrà in campo 4 delle 5 partecipanti al prossimo girone F. Un derby, quello del Mariani Pavone di Pineto, dove i padroni di casa affrontano il Notaresco, formazioni profondamente rinnovate, specie i rossoblù che dopo l'addio di Salvatore Di Giovanni hanno ridisegnato completamente il progetto calcistico. Continuità con Amalo in panchina invece per il Pineto, che come ultimo arrivo in ordine di tempo ha ingaggiato il difensore classe 2002 Lucarini. Per lui 7 presenze
presenze in Serie D nella stagione 2019-2020 con la Jesina e tanta gavetta in eccellenza con il club marchigiano. L'ultima sgambata di Montorio ha confermato quanto i biancazzurri siano formazione attrezzata per lottare ai massimi vertici del raggruppamento. A Nutaresco invece c'è entusiasmo per il nuovo progetto. È un roster che è un mix tra giovani e meno giovani, ma con la consapevolezza che va messa prima in sicurezza la categoria. Sfida particolare per Francesco Maio, freschissimo ex di questo turno di Coppa. Il bomber del Pineto affronta quel Nutaresco che l'anno passato, pur tra mille difficoltà, ha tenuto spesso in piedi con tanti gol. L'attaccante palmisano e il difensore Spinelli invece sono gli ultimi arrivi in casa Chieti, anch'esso molto diverso rispetto a quello della passata stagione. I neroverdi di Corrado Cotta se la vedranno con quel Porto d'Ascoli che una settimana fa, nel turno preliminare, hanno eliminato l'Avezzano regolandolo per 2-1. Per palmisano si tratta di un ritorno, ma è evidente che Chieti avrà bisogno di tempo per amalgamare una rosa nuova e che sarà presentata dopo il match di Coppa alle 21 in Piazza Vico. Un modo per raccogliere il calore della tifoseria per poi buttarsi a capofitto sulla prima di campionato del 4 settembre contro quel vasto Girardi che invece sarà l'avversario di una Vastese che ha messo a segno nelle ultime ore in attacco il colpo Giovanni Ricciardo, che però come Minchillo dovrebbe partire dalla panchina. Anche qui per Ferrazzoli servirà tempo per dare l'assetto definitivo ad un organico che vede appena due superstiti della passata stagione, Sansone e Altobelli, ma l'arrivo di Ricciardo cambia gli equilibri davanti, soprattutto perché si parla di un attaccante che ha una carriera condita da esperienze importanti e vincenti e nelle quali ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi grazie al vizio del gol che non gli è mai mancato. Il reparto offensivo biancorosso, che aveva già a disposizione Di Nardo e Calì, che partiranno domani dall'inizio, con l'arrivo di Ricciardo si dota di una bocca da fuoco come in giro ce ne sono poche. Ed ora la pallavolo, lo schiacciatore Sebastiano Milan è una delle punte di diamante del mercato dell'Hub Pineto, che ha come obiettivo la promozione in A2 per Milan, numeri davvero di grande prestigio visto che ha all'attivo più di 214 incontri tra Superlega e A2. Ai nostri microfoni spiega la scelta di raggiungere l'Abruzzo e giocarsi le chance con la casacca dell'Alba. Allora, Sebastiano Milan, detto Seba, facciamo così, ce l'hanno tutti, è il pezzo pregiato della collezione. E la domanda più scontata: che cosa ti ha convinto a scendere in A3? Perché tu hai sempre giocato ad altissimi livelli in questa Superlega. Ma allora, l'entusiasmo della società, del coach, del presidente, del DS Massimo Forese nel volermi al centro di questo progetto sono stati fondamentali per la mia scelta. Io non guardo in faccia le categorie, ho avuto il piacere e la fortuna di poter giocare in Superlega in A2 e quest'anno in A3. Non guardo in faccia la categoria, guardo in faccia la società dove devo andare a giocare e ripeto, per me è fondamentale che si crei una bella atmosfera e che mi carica. E poi il nostro sport è fatto molto di emozioni, quindi essere in un ambiente che ti ben vuole, che ti dà stimoli è importantissimo, quindi questo è stato sicuramente l'aspetto più importante. Sai che è una parola d'ordine, lo dico anche a te come l'ho detto a Jacob, è tornare in A2. Assolutamente, assolutamente. E direttamente con una realtà che comunque ha una sua storia, questa è una bella tradizione di qualche anno fa e non soltanto di qualche anno fa. C'è un gran pubblico e quindi sono tutte le premesse per fare bene e avete anche un ottimo allenatore che sicuramente conosci. Assolutamente sì, beh, con Giacomo tra l'altro ho vissuto due esperienze bellissime con la nazionale, una ai Giochi del Mediterraneo e una alle Universiadi, due medaglie d'oro che porterò per sempre con me. E pensa che io mi ricordo quando andavo a fare servizio campo al Palaverde con la Sisley Treviso e Pineto era in Serie A1, quindi voglio dire, non c'è bisogno di citare l'importanza di questa realtà non solo il territorio regionale ma anche per quello nazionale. Ci proveremo, sarà difficile, Pineto viene da due anni molto buoni perché una semifinale e una finale conquistata sono due risultati ottimi, non sarà facile ripetersi, però siamo qui per questo e dobbiamo lavorare per questo.
chiusura vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Vi ricordo l'appuntamento per domani sera alle 19.30 con un'ora di sport e di calcio in particolare, una anteprima dell'Abruzzo del pallone per proiettarci alla nuova stagione calcistica. Grazie per l'attenzione e buona domenica.